Buonasera cari amici di Focus 3.0, Mistero della Vita. Ben arrivati nella nostra meravigliosa LUCS, l'Università della Conoscenza. Ben arrivata, cara Paola. Ciao Come... Anna, ben trovata. Ciao. Saluti da parte di tutti noi di Focus. Grazie per questa tua presenza nella nostra LUCS con È un tutta... piacere come sempre, lo sai benissimo che è un noi piacere siamo... per me. Noi siamo molto felici di ospitarti, di averti come nostra amica. Abbiamo fatto già tante belle cose, tante altre ne faremo. Eh? Allora, cara Paola, quest'anno partiamo con un corso, con una docenza differente, molto, molto interessante, che appunto si intitola, come avrete letto, cari amici, su Focus, Incontri con il mondo del mistero. Paola, questo corso, questa tua nuova docenza, si avvarrà di un testo molto importante, che è un libro che è proprio fresco fresco, insomma, è, come si dice, nuovo di stampa, ecco, è appena partorito, ecco. Allora, puoi intanto raccontarci tu qualcosa, ecco, anche su Ma questo... volentieri, certamente, sì. Questo libro, ecco, ve lo faccio vedere, eccolo qua, Incontri nel mondo dei misteri, È molto bello. è uscito da pochi giorni, a fine settembre, con le edizioni mediterranee. Ed è un libro al quale tengo molto perché in questo io racconto i miei 40 anni di attività nel mondo dei misteri, tutti gli incontri che ho fatto, personaggi che ho intervistato, gli esperimenti a cui ho preso parte, gli scienziati, gli istituti di ricerca che ho visitato, il mio coinvolgimento personale in tante situazioni. Ecco, ho raccontato tutti questi 40 anni e anche il modo in cui ci sono entrata in questo mondo dei misteri, perché 40 anni fa sembrava che io dovessi fare tutt'altro. Io stavo insegnando e poi è successa una situazione che mi ha portato a occuparmi direttamente di questi fatti. Con una velocità, fra l'altro, è arrivato tutto, tu Anna lo sai, è arrivato tutto quello che poi ho fatto praticamente da solo. Si vede che dovevo mettermi su questa Era la strada. tua strada. Era la mia strada, sì, Normale. evidentemente era la mia strada e mi ci sono trovata bene, io ci ho lavorato tanto, ma sempre con gioia, con piacere, con curiosità. Mi sono anche molto interessata e divertita, posso proprio usare anche questo termine, divertita. Ho conosciuto tantissimi personaggi, ho fatto sempre tanto giornalismo e questo presentarmi come giornalista mi ha aiutato perché non ho mai trovato porte chiuse, ho sempre trovato disponibilità. E poi mi sono creata abbastanza rapidamente una fama di persona per bene, cioè che racconta i fatti, anche quelli più straordinari e apparentemente incredibili. Li racconto in maniera oggettiva, senza a volte quel tono un po' di supponenza che c'è negli giornalisti scettici o che non sono del mestiere. Insomma, io ho sempre raccontato le cose con oggettività, serenamente, pianamente, per cui anche i miei intervistati non hanno mai avuto problemi perché sapevano in che modo io li avrei presentati. Più che altro direi che è stato un grande coinvolgimento per me con tutto questo mondo. Che è un mondo parallelo rispetto al nostro, ma però è ben reale, è ben esistente e diciamo che conoscerlo, questo mondo legato ai misteri con la M maiuscola, arricchisce molto la vita, amplia molto gli orizzonti. Io ho trovato un grande motivo di serenità, di interiore proprio e di maggiore spiritualità occupandomi di tutti questi temi. E sono tanti che vanno dalle indagini sulle esperienze in punto di morte, le ODE, la medianità, ho incontrato tanti medium, i più grandi medium del nostro del recente passato, oggi purtroppo dei grandissimi come Cerchio Firenze, come anche Demofilo Fidani, come anche il grandissimo Rolke, non voglio chiamare medium per carità, illuminato, maestro. Non, purtroppo di questi personaggi non ce ne sono più. Ecco, direi che il tuo libro è molto importante perché è una carrellata su questo pezzo di storia che ha visto protagonisti degli uomini così Così straordinari, speciali.
così speciali, vero, Così cara? speciali, sì, è E vero. noi siamo felicissimi di avere, io lo dico come rettore virtuale della LUCS, e sono felice che tu con questa nuova disciplina dia l'opportunità a tutti i nostri amici di Focus di conoscere questi uomini davvero straordinari che hanno fatto parte del tuo cammino e del tuo lavoro. Ecco, io vedo che si sono già collegati tanti nostri amici e quindi lascerei appunto il posto a te, cara Paola, per iniziare appunto la prima lezione di questa docenza sugli incontri nel mondo dei misteri che questa sera tu vuoi dedicare a... Erik Jan Hanussen, che è stato un grandissimo, forse il più grande veggente che sia mai esistito. Ne ho parlato nel libro, ma adesso qui ne parlerò più ampiamente. Benissimo, Quindi, allora grandezza vado dello anch'io sui spazio. banchi ad ascoltare e poi guarderò le domande dei nostri amici che tu non riesci a leggere per via della piattaforma, ma interverrò per porterle e porle al posto dei nostri amici, così potranno avere le risposte. Allora, buon Bene, lavoro e grazie. buona lezione a tutti. Grazie mille. Grazie. Allora, cari amici, in questo libro di cui io parlavo prima, appunto, Incontro nel mondo dei misteri, ho raccontato tantissime cose, direi tutte le cose più importanti che ho visto in tanti anni, sono 40 anni. Se ci penso, proprio mi volto indietro, mi sembra che siano volate via proprio di corsa. Però li ho vissuti tutti pienamente, intensamente, e devo dire che il bottino, chiamiamolo così, messo insieme è tanto. E credo per certi aspetti di rappresentare in qualche modo la memoria storica anche di un certo mondo che ho cominciato a frequentare intensamente negli anni Ottanta e poi ho continuato fino ad ora. Ma negli anni Ottanta-Novanta ci sono stati veramente dei personaggi straordinari che al giorno d'oggi purtroppo non ci sono più, però io ho continuato le mie indagini, le mie ricerche, le mie biografie, anche facendo ricerche storiche in questo campo, raccogliendo tutto quello che si può raccogliere. Ho fatto sempre tanto giornalismo e continuo a farlo adesso anche attraverso la rivista Luce e Ombra che dirigo, che esce ogni 3 mesi e lì tutte le volte di mese c'è ogni numero, abbiamo tanti casi di cui parliamo. Ecco, questa prima lezione della LUCS, Università della Conoscenza, vi volevo parlare di un personaggio specialissimo che si chiamava Erik Jan Hanussen. Io non ho conosciuto lui perché lui è morto nel 1934, io non c'ero ancora a quell'epoca. Ho conosciuto però la figlia che viveva, era morta pochi anni fa anche lei. E mi ha raccontato tutte queste cose del padre, poi c'è stato un mio coinvolgimento diretto, sono stata in qualche modo chiamata ad occuparmi di questo caso e questa è una cosa che mi è capitata non solo questa volta, ma anche altre volte, proprio di essere in qualche modo interpellata perché mi occupassi di questi fatti. E vi racconto, adesso vi spiegherò anche in che maniera. Prima però vi volevo raccontare chi è stato Hanussen. Allora, io mi occupai di lui, sapevo, avevo letto nella letteratura specializzata di questo straordinario veggente, che fra l'altro ha avuto un coinvolgimento storico straordinario perché ha avuto a che fare, lui era di Vienna, quindi di lingua tedesca, ha operato moltissimo a Berlino, in tutta la Germania, e ha avuto a che fare con grandissimi personaggi politici, scienziati, attori, eccetera, che lo cercavano, tra cui anche Hitler, che aveva tanto rispetto di lui, anche timore in un certo senso, da dimenticarsi che Hanussen era ebreo. E quindi un po' di tempo lui fu consultato da tutti i gerarchi tedeschi, adesso anticipo un po' la fine per dire che tipo di personaggio era. E poi alla fine Hitler ebbe paura di lui, perché lui diceva delle cose che poi si realizzavano, che poi avvenivano veramente, lui aveva paura, proprio letteralmente paura, per cui lo fece prelevare e uccidere. Quindi Hanussen fu ammazzato da Hitler nel 1934, quando Hitler cominciava veramente a imporre il suo potere e Hanussen gliel'aveva detto che sarebbe stato lui la rovina della Germania. Allora, qualche anno fa, negli anni 90, fu fatto un film su Hanussen, un film che ebbe come protagonista Klaus Maria Brandauer, famoso attore tedesco, che è raffigurato qua, guardate, nella copertina di questo libro che si chiama La fine di New York, che è un testo dettato da Hanussen,
c'è il personaggio di Brandauer che interpreta il veggente Hanussen, questo ve l'ho fatto vedere. In occasione del film si parlò anche della famiglia di Hanussen e uscì fuori che c'era una figlia, cosa che io non sapevo. Questa figlia si chiamava Erika Fuchs, perché aveva assunto il nome del secondo marito di sua madre, e viveva a Merano. E allora non me lo feci dire due volte, non persi l'occasione e l'andai a cercare. Erika era allora una signora sui 60-65 anni, molto simpatica, mi accolse con grandissima cordialità. Lei era di lingua tedesca perché era nata a Vienna, però poi era vissuta a Merano tanti anni, quindi parlava benissimo italiano. Aveva lavorato tanti anni come attrice per la radio bilingue di Merano, italiano, lavorava soprattutto in tedesco. Era una donna molto simpatica, aveva tanti ricordi del padre e quindi lei mi parlò di questo papà. E mi raccontò che appunto era stato un po' di cose le sapevo, un po' no, qualcosa vi leggerò per dirvi che razza di personaggio era. Era un talento innato, era nato a Vienna, e quando morì aveva 44 anni, quindi era nato verso gli anni 90 del secolo precedente. Quindi quando morì nel 34 aveva appunto 44 anni, quindi era nato direi proprio nel 1890. E si rivelò veggente fin da giovanissimo, fin da ragazzino. Per esempio mi raccontò Erika che quando aveva 4 anni, una sera i suoi genitori erano andati a teatro e lui era con una bambinaia, una tata che lo custodiva. E lui a 4 anni andò a svegliare la tata che si era addormentata e la costrinse ad andare in giardino, dicendo che andiamo, andiamo, non riusciva a spiegarsi tanto, ma sentiva che c'era un grandissimo pericolo. Quindi si butta nel giardino e dopo 5 minuti la casa esplode per una fuga di gas. Quindi aveva delle straordinarie previsioni. E quindi cominciano lui ben presto a rendersi conto appunto delle sue doti particolarissime, che poi nel tempo si affinarono, lui cercò di renderle sempre più raffinate, sempre più perfette, ci riuscì, devo dire, veramente in maniera eccezionale. Il colpo grosso per lui avvenne quando faceva il servizio militare durante la Prima Guerra Mondiale e a un certo punto lui impedì a un treno carico di soldati di partire su un ponte che ci sarebbe, anzi prima della guerra, scusatemi, prima della guerra, che aveva 20 anni, e passare su un ponte, si mise proprio sulle rotaie proprio per impedire che il treno partisse. Era carico di soldati che andavano per esercitazioni. Il treno si fermò e dopo pochi minuti il ponte sul quale sarebbero dovuti passare crollò. E quindi questa cosa fece un effetto straordinario, ne parlarono tutti i giornali e lui fu invitato a Vienna in vacanza premio, licenza premio, e lì, saputo di queste sue doti precognitive, fu invitato ad esibirsi in un grande teatro di Vienna. E lui faceva delle cose incredibili durante gli spettacoli, si era preparato già in anticipo, era abituato ad esibirsi davanti al pubblico, e gli faceva, non so, andava una persona, chiamava uno del pubblico, questa persona scriveva una parola con la sua calligrafia, e lui, su questa unica parola scritta con la calligrafia della persona, raccontava tutto della persona. Poi faceva un particolare esercizio, cioè si chiamava la posta, cioè una persona del pubblico, una qualunque, gli consegnava una busta chiusa dentro la quale aveva scritto un nome e lui doveva consegnare questa busta alla persona alla quale era destinata e il cui nome era scritto dentro la busta, ma lui non lo vedeva. E quindi lui per veggenza, per chiaroveggenza, intuiva questa cosa e andava e ci riusciva sempre a consegnare la busta al personaggio che sedeva in sala. Perché ad un certo punto gli fu portato da un valletto tutto gallonato che veniva dal palco imperiale, era presente anche la famiglia imperiale quella sera, veniva dal palco imperiale e gli consegna una busta chiusa dove dentro, come al solito, c'era scritto questo nome. Lui si concentra un po', poi diritto filato va verso il pubblico e consegna questa busta a un anziano signore con la barba che era lì. E dal palco si alza, si sente un grande applauso ed era la Granduchessa Immacolata che diceva: bravissimo, sei riuscito. Questo signore era il medico di corte e lui non aveva neanche letto il nome perché era chiuso dentro.
Naturalmente entusiasmo generale, questo si riseppe. Lui dopo fu invitato tante volte anche dalla famiglia imperiale a casa, sia a corte, diciamo, più che a casa, ad esibirsi, e qui cominciò la sua straordinaria carriera. Ebbe una carriera incredibile, che lo fece diventare, fra l'altro, presto anche un uomo molto ricco, molto ricercato, perché lui faceva questi spettacoli a teatro. Io non credo di avere mai saputo di nessun altro sensitivo veggente che facesse degli spettacoli di teatro di 3 ore dove continuamente si esibiva davanti al pubblico e azzeccandoci praticamente sempre. Lui faceva anche, era anche molto bravo nell'ipnosi. E riusciva a fare ipnotizzare delle grandi folle. Per esempio, mi raccontò Erika, la figlia, che per esempio una volta convinse tutto un teatro che erano su una nave e che questa nave stava affondando. E ci furono delle scene di terrore tale, per cui l'impresario dovette chiamare la polizia per calmare le acque e convincerli che non fosse successo niente. Un'altra volta invece, scusate, ho un po' di tosse e non ho preso l'acqua. Spero di arrivare in fondo, se no andrò, vi chiederò perdono, andrò a prendere un bicchiere d'acqua. E un'altra volta invece fece una cosa molto più tranquilla e convinse tutti, disse a tutti gli spettatori ipnotizzati che c'era un gran vento, per cui lì si limitò gli uomini a correre dietro ai cappelli che li sfuggivano via e che credevano li fossero fuggiti, e le donne a tenersi giù le gonne, perché allora avevano tutte le sottane, per non far vedere le gambe. Ecco, quindi queste cose qua. Un'altra volta. Un altro, mi viene in mente un altro, fra i tanti episodi che mi ha raccontato la figlia, che veniva in teatro, un'altra volta chiamò una coppia, chiamò sul palcoscenico una coppia del pubblico e convinse lei che era un gatto e lui un cane. Per cui lei, tutta vestita da sera, si arrampicava fuggendo al cane sul sipario, sulle tende, e lui abbaiava sotto. Questo divertiva moltissimo il pubblico, forse meno quelli che erano le vittime di questi esperimenti. Comunque lui, dicevo, era veramente uno straordinario personaggio al quale ricorreva anche lo Stato, anche la polizia. Per esempio, una volta nella zecca, di Stato dell'Austria-Ungheria, erano ancora unite, siamo prima della guerra, venivano a mancare delle banconote da 1.000 corone, quindi una grossa cifra. Nessuno riusciva a capire chi li portasse via dalla zecca, questo banco del teatro era molto abile, tant'è vero che chiamarono Hanussen, era abbastanza normale, con lui lo chiamavano, lo invitavano e lui si recò nella zecca, per 2 ore camminò avanti e indietro in mezzo agli operai, agli impiegati, eccetera, poi di colpo si fermò davanti a un giovanotto e disse lui, e ha in tasca, guardate, disse la polizia che era con lui, ha in tasca le prove del furto, infatti lui aveva in tasca ancora le matrici, perché venivano stampate le banconote 4 per volta, quindi c'erano come un supporto di carta che collegava l'una all'altro. Quindi lui aveva ancora in tasca queste matrici e poi disse anche dove erano nascoste le banconote. E lui, infatti, trovarono il nascondiglio dove lui le aveva messe. Quindi era consultato dalla polizia anche quando si perdeva una persona, quando non trovavano qualcuno. Quando c'erano dei problemi di furti, delle cose, se non riuscivano a venirne a capo, il ricorso a Hanussen era abbastanza abituale. Quindi un sensitivo dalle doti veramente molto stabili e molto sicure, sì, assolutamente sicure. Nel frattempo la sua vita personale andava avanti, mi raccontò Erika, aveva conosciuto questa ragazza molto carina, che era anche lei una. Si lavorava per il teatro, era un'attrice, quindi si innamorano, si sposano, nasce Erika, e il matrimonio però dura poco perché ci furono dei contrasti fra di loro. Tra l'altro anche mi raccontava Erika di tipo religioso perché la moglie aveva consentito al matrimonio con un ebreo, però poi era ritornata, si era quindi convertita, poi era ritornata alla fede cattolica. Aveva fatto educare la bambina al cattolicesimo, ci fu dei contratti anche per queste cose, e comunque il matrimonio finì, poi lui viveva a Berlino e poi lei conobbe questo signore Fuchs di Merano, lo sposò
e con la bambina si recò a Merano. Quindi Erika mi ha raccontato di essere rimasta alcuni anni senza vedere il padre. Lo rivide a 12 anni, quando lei aveva 12 anni, l'anno prima che lui morisse, perché lui andò a trovarla. E lì fecero una grande amicizia, si ritrovarono, lui le promise che l'avrebbe portata a fare una crociera, lui aveva un panfilo che teneva su un lago, e quindi lei lo vide l'ultima volta, qui vide il papà, fu appunto un anno prima che lui morisse, per una settimana, e si affezionò tantissimo a questo papà in quel periodo. Nel frattempo, in questo tempo, la vita di Janussen aveva avuto molti sviluppi, per esempio aveva avuto un processo che suscitò un grandissimo clamore, perché da alcune persone, soprattutto da colleghi invidiosi dei suoi successi, era stato accusato di truffe. E allora gli fu fatto un processo e stette anche in prigione per un paio di settimane. E questo processo ebbe un clamore mediatico straordinario, anche perché decine e decine di persone andarono a testimoniare spontaneamente e fecero appelli alla corte perché venisse liberato e riconosciuto non colpevole di niente, perché lui aveva sempre aiutato tutti, moltissima gente ricorreva a lui per consiglio, perché era anche guaritore, quindi guariva, era radiestesista, aveva trovato l'acqua, per esempio anche durante la guerra aveva trovato l'acqua per in tantissime occasioni in zone dove non la si trovava, e aveva trovato minerali, aveva guarito persone, lui faceva diagnosi molto precise, doti di guaritore, quindi era un sensitivo veramente completo, e tante altre persone aveva aiutato nei casi della vita con i suoi consigli, con rivelazioni e così via. Quindi è successa una cosa straordinaria che non è mai successa né prima né dopo, e cioè il tribunale, di fronte a tutta questa massa di persone che volevano testimoniare a suo favore, che lo volevano libero per riaverlo e potersi di nuovo consultare con lui, decise di fare una prova, e fecero una prova che andò poi su tutti i giornali, e questa prova consisteva in una serie di esperimenti che Janussen avrebbe dovuto fare di fronte al tribunale stesso, ai giudici e ai testimoni. E cioè queste prove consistevano nelle cose che lui faceva in teatro, cioè trovare un oggetto che era stato nascosto in un po' anche in altre stanze da qualcuno, e poi l'esercizio, l'esperimento con le lettere, con la posta, quello che ho raccontato della Granduchessa Immacolata che le aveva mandato, e anche lì misero delle buste con dentro dei nomi e lui doveva dire chi era questa persona, individuarla, eccetera, eccetera. E l'altro esperimento della scrittura, con cui con una sola parola scritta da una persona diceva tutti gli eventi di questa persona, poi un'altra cosa ancora più straordinaria, in cui gli veniva detto semplicemente che cosa è successo, faccio un numero, una data a caso, il 4 aprile del 1912 a Berlino in via tal dei tali, il numero tal dei tali. E lui ci azzeccava sempre, lui si concentrava in una breve trance e diceva, ecco, in quel momento è successo un incidente, o è nato qualcuno, oppure un matrimonio, insomma, aveva sempre modo di dirlo. Quindi gli fecero davanti al tribunale tutta una serie di questi esperimenti che lui faceva abitualmente, con dei risultati talmente straordinari che fu assolto. Il tribunale rilasciò una dichiarazione in cui diceva che il tribunale riconosceva che Janussen possedeva doti straordinarie di sensitività, di veggenza, di cui il tribunale si era reso pienamente conto, e quindi lo lasciava libero e riteneva le accuse che gli erano fatte di truffa, di imbroglio, assolutamente infondate. Janussen fu portato fuori in trionfo, letteralmente, dalla folla, e da quel momento la sua fama era ulteriormente cresciuta, perché naturalmente tutto questo aveva fatto uno scalpore enorme. Adesso, se lo trovo, vi volevo leggere il giudizio degli ricercatori su di lui. Ecco, vediamo se lo trovo qua nel... Me lo trovo, eh. Ecco qui, un giudizio della famosa ricercatrice Fanny Moser, che gli dedica molto spazio, l'aveva studiato a lungo, questa lei era stata veramente una, per chi sa qualcosa di parapsicologia
e anche se non sai tedesco, il nome Fanny Moser è simbolo proprio di assoluta serietà, oggettività e competenza. E in un famoso libro che si chiama in tedesco Der Okkultismus, che in tedesco occultismo non vuol dire solo occultismo come da noi, vuol dire tutto ciò che è misterioso, il paranormale. Ecco, da noi ha un significato un po' più deteriore, ma presso di loro no. Lei scrive, per esempio, i suoi successi, cioè quelli di Hanusse, non sono stati uguagliati da nessun medium. Girava il mondo con un segretario, un impresario, aveva una vita intensissima. Faceva conferenze ed esperimenti, preparava oroscopi, svolgeva le funzioni di detective privato ed era inoltre radiestesista. Per le sedute private chiedeva e otteneva cifre da capogiro e il suo tenore di vita era lussuoso: grandi alberghi, uno yacht nel Wannsee, un lago, per i periodi di riposo. E lei descrive anche il modo in cui lui lavorava. Lavorava in stato di trance o semi-trance. Lui stesso parlava solo di uno stato di accresciuta neutralità. Diceva infatti che bisognava essere vuoti. I suoi spettacoli erano sempre simili e sempre notevoli e interessanti. Erano suddivisi in due parti. Prima parte, ricerca di oggetti nascosti da una persona che Hanus teneva per mano, individuazione tra il pubblico di persone delle quali gli veniva dato uno scritto in busta chiusa, esperimenti grafologici. Cioè sulla base di un'unica parola scritta su un foglio, descrizione della personalità e delle circostanze di vita dello scrivente. Tutto ciò riusciva sempre in maniera sorprendente. Per esperimenti di telepatia, da Hanussen venivano presentate domande del pubblico scritte su fogli. Lui ne sceglieva alcune a sua discrezione, un diritto che si riservava, e rispondeva. Nella seconda parte, invece, chiaroveggenza. Canusa si siede, si mette una benda nera sugli occhi, tiene in mano il Gombo Loi, il rosario tibetano di perle di legno, cui attribuisce poteri magici. Gli vengono rivolte domande scritte e orali. Una signora accanto a me chiede cos'è successo in un certo giorno, la mattina alle 11, all'incrocio della strada Tal dei Tali di Monaco. Hanussen risponde lentamente, dall'esatta descrizione di un particolare incidente automobilistico, fatto che viene confermato dall'interessata. Un altro signore chiede poi cosa successe a Berlino in una certa data nella prima stanza del terzo piano di un certo edificio. Hanussen dice di vedere una donna a letto, alcune persone indaffarate intorno a lui, a lei che è in preda ai dolori, si lamenta. Poi all'improvviso, ma è una nascita, è la sua nascita. Alla fine vengono presentati a Hanussen oggetti di ogni tipo, orologi, anelli e simili. Lui ne descrive la storia e quella dei loro proprietari. Per esempio, per un anello dice: vedo lacrime legate a questo anello, lacrime di bimbo e di una mamma. Poi rivolta a una giovane signora: l'anello è suo, il suo bambino biondo, 4 anni, ci giocava. In seguito a un'ingiusta sentenza del tribunale, le è stato portato via. La situazione era questa. E così continua a lungo tutta la scala dell'umana felicità e dell'umano dolore, dolore soprattutto, raramente un errore o una rinuncia. Allora, il fatto che un personaggio come Hanussen sia esistito e avesse queste doti così alte, così stabili, non è soltanto ai fini dello spettacolo, naturalmente. È anche importante, intanto lui ha fatto molto bene a tante persone perché ha fatto diagnosi, ha fatto guarigione, ha dato consigli, quindi molta gente gli ha voluto bene, gli è stata grata per questo. Ma è anche importante che esistano persone di questo tipo, per far vedere che, anche se raramente e occasionalmente, è possibile andare oltre l'umano, cioè andare al di là dei limiti dello spazio e del tempo. Cioè questi fenomeni per i quali non ha senso, non è necessario chiamare in ballo l'aldilà, sono fenomeni, la telepatia, la chiaroveggenza, la precognizione, che sono tipici dell'uomo, sono attribuibili soltanto all'essere umano. E sono fenomeni che non tengano conto delle normali categorie nelle quali si svolge la nostra vita. Cioè noi non potremmo, se ci pensiamo, non potremmo certamente pensare alla nostra esistenza senza le categorie dello spazio e del tempo che ci limitano e allo stesso tempo ci consentono di vivere. Tutto il nostro vivere, tutto il nostro agire è condizionato dallo spazio, da dove siamo, come ci muoviamo, com'è la nostra vita e dal tempo.
ieri, oggi, domani, siamo tutti circondati di questo. Invece i fenomeni paranormali, questi di cui, che ho detto, telepatia, chiaroveggenza e precognizione, non tengono conto di queste categorie che regolano tutto il nostro agire. La telepatia non tiene conto della distanza, perché può avvenire anche a grande, la comunicazione da mente a mente può avvenire anche a grandissima distanza. Allo stesso modo della chiaroveggenza, che è la capacità di vedere cose lontane o nascoste. Entrambi questi fenomeni, la telepatia che richiede uno che invia il messaggio, uno che lo riceve, la chiaroveggenza invece dove il sensitivo, il personaggio, il veggente lavora da solo, non ha bisogno di nessuno che gli mandi un'idea, perché da solo lui vede le cose nascoste o lontane. Quindi questi due fenomeni agiscono come se lo spazio non esistesse. E la precognizione, che è la capacità di vedere ciò che ancora non esiste, che si realizzerà solo in un secondo momento, cioè il salto oltre il tempo, e si muove, agisce come se non esistesse il tempo. Quindi questi fenomeni sono indipendenti dalle categorie spazio-temporali che regolano la nostra vita. E riferisco qui, fate un po' attenzione perché è un concetto non facilissimo. Riferisco qui il parere del professor Hans Bender, che era stato cattedratico di parapsicologia a Friburgo, in Germania, il quale diceva, e condivido assolutamente, che una psiche in grado di non tener conto dello spazio e del tempo, cioè di operare al di là di spazio e tempo, può essere ritenuta già facente parte di una dimensione superiore, quella dove spazio e tempo per tradizione non esistano. Non so se mi sono spiegata, cioè si arriva a pensare a una dimensione trascendente anche attraverso questi fenomeni attribuibili soltanto alla psiche umana, senza bisogno di scomodare entità, spiriti, eccetera, eccetera. Quindi questi fenomeni, ripeto succintamente, questi fenomeni che non tengono conto dello spazio e del tempo, cioè vanno al di là delle categorie di spazio e tempo, dimostrano in qualche modo la nostra appartenenza, sia pure non sempre, non per tutti, o comunque in misura piccola, qualche cosina tutti l'abbiamo, la nostra appartenenza già ora, la nostra connessione con una dimensione aspaziale e atemporale, cioè una dimensione dove lo spazio e il tempo non esistano. Ed è questa la dimensione che viene da sempre descritta come quella che ci accoglierà dopo che il nostro tempo qui sarà finito. E quindi sono fenomeni che ci dicono qualcosa di più, non sono soltanto a fini utili per sapere una diagnosi, per avere un'informazione, per avere un consiglio e così via. E sono qualche cosa di più, sono fenomeni dei quali bisogna cercare di capire l'origine e soprattutto di capire il significato, il senso. Quindi questa fenomenologia di Hanussen, che lui possedeva ad altissimi livelli, ma io poi ho conosciuto anche altri sensitivi, a questo livello qui no, però altri sensitivi, che è capace di precognizioni, di telepatia e così via, a livelli maggiori o minori, questi fenomeni dicono appunto quello che ho detto prima, rimandano a una dimensione dove spazio e tempo non esistono. E quindi lui aveva tutte queste capacità. Allora, Hanussen, dicevo prima, era consultato da industriali, attori, da grandi personaggi che se lo contendevano per le sue doti, di chiaroveggenza, di precognizione, di telepatia, di diagnosi, di guarigione, perché lui era anche guaritore, imponeva le mani. E dopo quell'episodio del processo che ho raccontato prima, questo processo che si chiuse per lui in maniera così straordinaria e positiva, e naturalmente la sua fama crebbe ancora di più. Tant'è vero che, vi raccontò la figlia, mi ha fatto anche tanti nuovi personaggi, cominciarono a consultarlo anche i politici, e tra i suoi clienti c'erano personaggi come von Ribbentrop, Hitler, Himmler, Göring. Personaggi divenuti purtroppo tristemente noti attraverso le vicende della Seconda Guerra Mondiale. Lo consultò anche Adolf Hitler, che, come ho accennato prima, aveva tanto rispetto di lui da far finta di non sapere che era di famiglia ebrea. E mio padre, leggo qui da quello che mi ha detto la figlia, mio padre gli rivelò per filo e per segno tutto quello che sarebbe successo. Gli predisse la vittoria elettorale, qui siamo agli albori della carriera di Hitler. Ma gli disse anche
che sarebbe stato la rovina della Germania e del mondo. Gli preannunciò la guerra e la tragica fine di Hitler stesso. Hitler, mi disse la figlia, sperava così di fermare Hitler e di salvare da una sorte orrenda, che certamente a lui risultava evidente, i suoi correligionari, cioè gli ebrei. Sapete, avevo detto prima che era ebreo. Sapeva che per lui era molto pericoloso fare queste affermazioni, ma era sostenuto dalla speranza di riuscire a dare un diverso indirizzo agli eventi, mostrando a Hitler le paurose conseguenze della sua politica. Quindi è stato un uomo generoso, perché sapeva bene che era pericoloso mettersi contro di lui, e Hitler aveva sopportato, perché pensava di averne bisogno, finché è stato così, fino a che non ritenne che era diventato troppo pericoloso. E qui comincia un po' praticamente la tragedia di Hanussen, il quale, come vi ho accennato prima, è stato ucciso da Hitler. Il momento drammatico fu quando lui in teatro pubblicamente disse, pochi giorni prima che avvenisse il delitto, poco tempo prima, disse che sapeva che gli restava poco tempo da vivere. E disse anche un giorno prima, sapete che ci fu in Germania il famoso incendio del Parlamento tedesco, che il Parlamento che era stato incendiato dai nazisti, i quali ne accusarono i comunisti per poter vincere le elezioni, cosa che avvenne. E Hanussen aveva annunciato l'incendio del Parlamento il giorno prima in teatro, pubblicamente, mentre era in trance. In trance disse: domani succederà questo, prenderà fuoco il Parlamento tedesco, e disse anche chi ne era responsabile. A questo punto per Hitler fu troppo. Cominciò a temere che Hanussen diventasse troppo pericoloso, temeva la sua capacità di ipnotizzare le folle, di far fare alle folle quello che lui voleva, e quindi ne temette proprio la sua influenza, la sua possibile influenza su grandi numeri di persone. E poi temeva la sua vista troppo acuta, perché lui vedeva, tra virgolette, quello che sarebbe avvenuto. E così nell'aprile del 44, un giorno mentre lui si stava recando a teatro, fu prelevato dalle SS, caricato su una macchina, portato alla periferia di Berlino, erano a Berlino in quel momento, e lo fecero scendere dalla macchina e gli spararono alle spalle, uccidendolo. Aveva 44 anni ed era nel pieno della sua vigoria, della sua virilità, della sua gloria, della sua fama, dei suoi poteri anche. Fu trovato 2 settimane dopo, videro che era stato sparato alla schiena, perché naturalmente aveva i colpi dietro. E così questa fu la fine di Hanussen. La famiglia lo venne a sapere parecchio tempo, 15 giorni dopo, come tutto il mondo. Non si seppe mai chi era stato lì per lì, fu nascosto, però non si seppe poi alla fine come erano andate le cose. Qualcuno aveva visto che l'avevano preso, l'avevano portato via, poi quando fu trovato morto, chiaramente non ci furono dubbi sui mandanti. Ecco, questa è la vita di Hanussen. Io quello vi volevo raccontare un'altra cosa che ha visto coinvolto anche me e che seppi attraverso la figlia. Allora, un anno prima di morire, era il 32, quando lui nel 32, lui fece un esperimento con gli scienziati. E lui si sottomise sempre molto volentieri, con molta tranquillità, agli esperimenti degli scienziati. Gli fecero un esperimento, 7-8 scienziati, di cui ci sono tutti i nomi, lo invitarono a un esperimento con loro. E cioè gli diedero uno di loro, che era un famoso medico ipnotista, ogni volta lo metteva in pochi minuti, in pochi secondi, anzi dicono in trance, in ipnosi, cioè in trance praticamente. E poi gli diedero un compito, cioè gli diedero una busta e dentro c'era una domanda strana, cioè: ci descriva un viaggio da Berlino a New York nel 2500. Lui prende atto di questo compito, il viaggio da Berlino a New York nel 2500, cioè 500 anni dopo praticamente, e si mette a ridere.
dici, sempre in trance, dice, ma non posso fare, non potrò fare mai questo viaggio perché nel 2320 New York è scomparsa, è stata distrutta. E quindi non potrò mai eseguire questo viaggio perché New York non esiste più e sopra di lei c'è il mare. Allora, naturalmente, gli scienziati si incuriosirono di questa cosa, di, ma come mai è stata distrutta New York nel 2320? E allora gli dissero di andare avanti, di raccontare. E lui cominciò a raccontare come era stata distrutta New York. Allora, in 7 sedute di un'ora l'una, quindi in 7 ore, lui dettò un romanzo che è quello che vi ho fatto vedere prima, eccolo qua, La fine di New York. È un romanzo di, non so quante sono, 170 pagine, quindi dimensione giusta, che fu all'epoca, siccome lui parlava in trance e parlava velocissimo, usarono i primi metodi di registrazione per poter captare tutto, perché nessuno stenografo sarebbe riuscito a scriverlo, a tenergli dietro. C'è un resoconto esatto di tutti questi scienziati che hanno firmato, giornalisti, medici, ipnotisti, eccetera, eccetera, che dicono che lui veniva messo in trance, quando si svegliava dalla trance non ricordava niente, gli fecero domande trabocchetto per capire se lui ricordava qualcosa di quello che aveva detto, ma no, non ricordava assolutamente niente, e ciò tutto, nonostante ogni volta ricominciava dal punto esatto in cui aveva interrotto e andava avanti tranquillo. In uno stile molto vivace, come poi vi dirò, che questo romanzo poi l'ho tradotto, e molto, molto vivace, molto avvincente, proprio come un vero romanzo poliziesco in qualche modo, che racconta come mai New York è andata a finire, e come lui dice che sia andata a finire. Noi non lo sapremo perché questo fatto dovrebbe avvenire fra più di 300 anni, quindi dubito che qualcuno di noi ci sarà, però ci sono delle cose che ci fanno ipotizzare che lui non avesse visto abbastanza giusto. Quindi ricordate che siamo negli anni 30 del secolo scorso, quindi quasi 90 anni fa praticamente. Allora lui scrive detta questo romanzo, parla in trance, e poi qualcuno lo trascrisse tutto, e quindi di questo romanzo esisteva il dattilo scritto. La figlia Erika me ne parlò alla fine dell'intervista. Durante l'intervista mi aveva raccontato tutte queste cose del padre, poi prima che andassi via mi disse: "Ma signora, guardi, anzi Paola, a un certo punto ci siamo andate del tu, Paola, c'è una cosa ancora che ti vorrei dire, questo fuori intervista", cioè tiro fuori da un cassetto questo dattilo scritto, che aveva già parecchi anni, aveva più 60 anni, è stato anni 90, era stato fatto anni 30, aveva 60 anni, e mi disse: "Guarda, questo me l'ha portato qualche anno fa, dopo la guerra, dopo la seconda guerra mondiale, me l'ha portato la segretaria, quella che è stata la segretaria di mio padre. E l'aveva salvato dalla distruzione che i nazisti avevano fatto dell'appartamento di Canusse. Aveva salvato lei la benda nera che lui si metteva sugli occhi quando faceva gli esperimenti, aveva salvato il suo rosario tibetano di legno, il Gombo Loyo, al quale lui attribuiva tanta importanza, lo teneva sempre in mano quando faceva le sue veggenze, e aveva salvato questo dattilo scritto. E a un certo punto, dopo la guerra, aveva ritrovato Erika ed è andata a Merano, gliel'aveva portato. E lei aveva messo questo testo in un cassetto e mi disse: "Ma che razza di cos'è? Di che cos'è?" Perché non lo sapevo. E lei mi raccontò quello che io ho raccontato a voi poco fa, le condizioni in cui era stato dettato e così via. E io le chiesi: "Ma come mai in tutti questi anni non l'avete pubblicato?" E lei mi disse: "Mio padre, col quale sono in contatto", lei mi disse che aveva ereditato in parte le doti del padre e che era in contatto medianico con lui. Mio padre mi ha sempre detto di tenerlo, che quando avessi trovato, fosse capitata la persona giusta, mi avrebbe dato il permesso di pubblicarlo. Allora io non sapevo niente, non l'avevo letto, non avevo idea di cosa fosse, dissi: "Va bene, magari se capiterà mi faccia sapere". Io avevo un rapporto già da molti anni con le edizioni mediterranee, per cui avevo detto: "Potrei aiutarla a trovare un editore". Ecco, questo avevo detto, non avevo detto altro. E quindi ci siamo salutati così. Io pubblicai sulla Domenica del Corriere un lungo articolo su di lei, su questo personaggio che, fra
Tra l'altro, in quel periodo l'ho detto all'inizio, che a causa del film che avevano fatto con Brandauer, aveva suscitato molto interesse, insomma, l'aveva riportato alla memoria di tante persone, c'erano stati articoli un po' dappertutto. Quindi scrivo l'articolo, poi, come succede, mi dedico ad altre cose e mi dimentico completamente di questo testo che riposava da 30 anni, da allora sì, da tanti anni in un cassetto. E passa del mese, passa direi quasi un anno, e dopo un po' sento la telefonata di Erika che mi chiama, dice: Paola, guarda, il papà mi ha dato il permesso di darti, mi invita a darti il testo, mi ha dato il permesso di pubblicarlo e mi invita a dartelo. Ok, quindi mi sono sentita appellata da un'altra dimensione, da questo personaggio che mi aveva suscitato tanta simpatia e anche commozione per la tragica morte, per il coraggio che aveva avuto, per il significato dei suoi fenomeni, e chiesi a Erika di mandarmelo. Lei fece una fotocopia e me lo mandò. Io lo lessi d'un fiato e ne parlai alle Edizioni Mediterranee, e i quali dimostrarono subito interesse, e così l'ho tradotto. Era in tedesco, io parlo tedesco, quindi tradussi questo libro, ma con moltissimo piacere e interesse, anche divertimento in tanti punti, che è un romanzo straordinario. È scritto in uno stile molto vivace, molto bizzarro, anche scanzonato, modernissimo, non sembra affatto un testo scritto 90 anni fa, ma sembra scritto ieri mattina, ed è un romanzo che fa molto riflettere, perché dunque intanto contiene tanti elementi precognitivi, nel senso che si parla di cose che 90 anni fa non si sapevano, si parla della bomba atomica, dei trapianti di organi, si parla del riscaldamento con i pannelli solari, si parla di un'infinità di invenzioni tecnico-scientifiche che 90 anni fa non erano pensabili, oppure erano soltanto opere della fantasia. Si pensava, invece, nel suo racconto, tutte queste scoperte sono all'ordine del giorno e abitualmente si venivano praticate anche trapianti di organi e così via. E poi si fa un discorso molto importante sul mal uso delle energie e sul mal uso della tecnica moderna, perché lui parla di una New York, che quando ho scritto il romanzo c'era, alla fine del romanzo viene distrutto, ma prima si parla di una New York, che è la città più moderna in assoluto, che però a causa dell'inquinamento non è più abitabile in superficie. Per cui la gente, almeno quelli più benestanti, la gente più ricca, la gente che se lo può permettere, vive sottoterra già da moltissimi anni, vive già sottoterra nella comoda, tranquilla, pacifica situazione sotterranea. E vivono in superficie soltanto i poverissimi che non possono permettersi di andare a vivere sotto. E vivono male perché c'è un'aria inquinata, c'è un mondo sopra, c'è un mondo distrutto praticamente, dove vivono le persone praticamente in situazione di quasi di accattonaggio, di grandissima miseria, mentre chi se lo può permettere va sotto con questi grandi ascensori, emerge qualche rara volta per qualche necessità e poi vive sotto, vive tutta una vita, a mio giudizio tristissima, perché non vede la luce del sole, tutto illuminato artificialmente, tutto riscaldamento, l'aria eccetera arriva attraverso sistemi tecnici avanzatissimi, però appunto non è più una vita naturale. E quindi lui fa vedere in questo romanzo, con un occhio veramente preveggente, quello dove, che oggi lo possiamo capire più adesso che negli anni 30, di come stiamo andando noi, come ci stiamo muovendo anche adesso verso una situazione per certi aspetti molto difficile, che si muove in questa direzione, cioè dove l'aria a volte è irrespirabile, c'è l'inquinamento, i mari sono sporchi, la plastica dappertutto. Quindi questo era già avvenuto nel 2320, quando New York viene distrutta, alla fine del libro viene distrutto. Tutto questo era già avvenuto, rendendo talmente impossibile la vita che la città, per sopravvivere, si era trasferita sottoterra. Ecco, questo è il messaggio del libro, che alla fine New York viene distrutta per un errore, perché hanno manipolato malamente certo tipo di energie, certo tipo di situazioni, per cui anche questa città sotterranea esplode, viene invasa dall'acqua, e nel giro di un'ora, due ore, di New York, anche quella sotterranea,
non si sa più niente. Quindi il romanzo finisce, adesso se trovo qua la fine, finisce in maniera abbastanza caustica. Ecco, la macchina, questa esplosione, e poi c'è una pausa nella narrazione, alla fine Hanussen dice: la mattina dopo, dove un tempo si ergeva la city, cioè la città sotterranea, c'era acqua, nient'altro che acqua. Per questo mi sono meravigliato quando mi hai chiesto di andare in una città che nel 1500 è sparita già da un pezzo. È là in fondo al mare che devi cercarla. Questa è la fine del romanzo. Un romanzo che sì, è un romanzo di fantascienza, indubbiamente, però è un monito. Un monito per noi oggi che lo capiamo meglio di quanto lo potessero capire negli anni 30 quando il romanzo fu dettato. Credo che all'epoca poche persone l'avessero preso conoscenza, perché poi l'anno dopo lui fu ucciso, quindi non credo che sia stato pubblicato all'epoca. È stato pubblicato moltissimi anni dopo in Italia, appunto quando l'ho tradotto io, negli anni 90. Il libro, se qualcuno è interessato, lo trova, si chiama appunto La fine di New York, e lo trova edito dalle Mediterranee. È un piccolo libro molto, molto piacevole, che fa veramente riflettere. Ha una trama veramente sì, molto di fantasia, però una fantasia che oggi è fantasia, sì, ma fino a un certo punto, perché molti ci riconosceranno, almeno i prodromi, almeno le tracce di quello che sta già avvenendo oggi, con l'inquinamento, con i mari sporchi, con l'aria irrespirabile, con le situazioni che si stanno delineando. Quindi è un monito, nel senso che il libro ci dice: se vi muoverete in questa direzione, quella è la fine, dovete vivere sottoterra perché l'aria sarà irrespirabile sopra, sempre più affidati alla tecnica, alla tecnologia, eccetera, però la quale ha dei limiti. A un certo punto, infatti, per un errore, per una rissa fra due personaggi ostili, che sono poi i protagonisti, esplode tutto e la città sparisce. Un pericolo sempre possibile, per errore umano, errore voluto o non voluto, ma comunque un errore umano. Quindi questa è la storia di Hanussen. Io ho moltissima simpatia per questo personaggio, forse perché ho conosciuto la figlia che me ne ha parlato con tanto trasporto. Per il libro La fine di New York ho fatto una prefazione in cui appunto racconto le cose che ho detto a voi, anche qualcuno in più, perché ne ho raccontate tante, di quello che mi aveva raccontato lei, di suo padre, anche di lei stessa, che è mancata appunto 2 o 3 anni fa. E quindi ricordatevi anche di Hanussen. Fra l'altro, su internet si trovano delle sue fotografie. Era un bell'uomo, un viso molto deciso, molto volitivo, molto forte, e quindi sì, un uomo coraggioso, perché ha fatto una vita veramente sempre a rischio, mettendo a rischio la sua reputazione ogni spettacolo di 3 ore, con grande sforzo psicologico e mentale, ecco, per portare avanti questa cosa, e certamente anche con un livello di moralità, di etica. Quando va a parlare con Hitler e gli dice tutto quello che sarebbe successo, ben sapendo i pericoli a cui andava intorno, quindi ho trovato in lui anche un'etica molto, molto notevole. Quindi questo era Erik Jan Hanussen, che mi fa piacere di ricordare. Vi ricordo allora questo libro di Hanussen, La fine di New York, e vi ricordo il mio, che darà un po' l'impronta a questi nostri incontri della Lux, cioè Incontri nel mondo dei misteri, anche questo di Mediterranea, dove racconto 40 anni di attività in questo campo, gli incontri, i grandi medium, i grandi sensitivi, i grandi ricercatori, gli scienziati, i personaggi, tutte le cose che in questi 40 anni mi è capitato di vivere e di sperimentare. Quindi se lo leggerete troverete la storia di Hanussen, ma ne troverete 100 altre che vi potranno, penso, interessare. Diciamo un po' come una specie di storia di questi 40 anni, quello che ho visto io personalmente, vissuto, filtrato attraverso la mia personalità. Vedo Anna che appare, perché il tempo sta scadendo. No, vengo in chiusura, vedo che tutti i nostri amici sono senza parole, come si suol dire, perché questo racconto che tu hai fatto della vita di Hanussen è stato veramente molto coinvolgente. Devo dirti che
La fine di Bjork sicuramente è un libro da leggere perché, come tu riflettevi su questo contenuto di questo romanzo, c'è tanto del prodromi del nostro presente, che è quello Infatti, che ne infatti, sono io. quello. Secondo me è un libro proprio da leggere Sì, da attentamente. leggere e da dire, oh, siamo in guardia perché possiamo finire così. La grande sfida per il futuro, per tutti noi, è lo sviluppo sostenibile. Ecco, no? Questa è Infatti. la grande sfida Oh. per tutta l'umanità, ecco, perché il pianeta è uno e quindi non avremo scampo, insomma. No, Non il riusciamo. pianeta può fare a meno di noi. Ma noi Il non pianeta possiamo può fare a fare meno del meno. pianeta, proprio questo deve essere chiaro, che se noi ci comporteremo in un certo modo, il pianeta si dà una bella Saremo noi che scrollata. potremo finire, ma non il pianeta. Infatti, pianeta no, pianeta c'era prima di noi e ci sarà dopo di noi. Sì, Quindi e quindi. stiamo in guardia, stiamo allerta. Ecco, qui vedo già i ringraziamenti e anche gli apprezzamenti di te, cara Paola. Grazie, è veramente interessante, sei fantastica, cara Paola. Grazie, grazie, sempre molto bello e interessante ascoltare la Paola, certo, con i suoi Grazie, racconti. grazie, grazie a tutti. Con tutta la tua storia, che contiene tante storie, ecco, Sì, c'è anche la mia storia, c'è anche un po' di autobiografia lì dentro. È cioè. autobiografia più lavorativa che altro, però c'è tanto coinvolgimento personale, per cui finisce che c'è anche un po' di storia mia personale. Non dico che sia un outing completo, ma insomma, un po' di cose l'ho Soprattutto raccontata. come rifletteva, consideravamo insieme al Salone del Libro in questi giorni, quando l'abbiamo presentato, che non è una sorta di autobiografia, cioè finale, è solo un punto di Sì, riflessione per poi. ho detto, vedete che sono ancora vive, vive vegeta, quindi ho detto, Abbiamo ancora non è tanti una, non anni. è un addio, ecco qui. Aggiungo che il libro, sono riuscita a scriverlo, ha richiesto molta energia, molta forza a scriverlo, perché ho dovuto raccogliere tanto materiale. Sono riuscita a scriverlo durante il lockdown, cioè il periodo del Anche tu, Covid. Ero molto sono in nate tante cose casa, belle. sì, molto in casa e molto da sola, quindi ho raccolto tutto questo materiale, ho detto sarà il momento. L'editore me l'aveva un po' sollecitato, quindi ho detto vabbè, ci provo. Poi io ci ho preso gusto e l'ho finito prima dell'estate e a settembre è uscito, era pronto. Ma indubbiamente no, ho detto no, non è un addio, ho detto mi sono fermata un attimo a A guardare il cammino riflettere. trascorso, a riflettere, guarda, sono voltata indietro, a vedere quel che ho fatto. Ma il cammino continua, almeno spero. Io dico sempre che comunque questo lockdown ha fatto tanti tanti danni, continua ancora a farne, però ha anche fatto nascere tante cose belle. Sono Sì, nate no, sono convinta anch'io di questo. anche la Sì, Lux è sì. nata durante il lockdown. Infatti, Anche la Lux infatti. è nata, io mi ricordo che ho chiamato Enrico, appunto, un giorno era fine marzo, quando era, ho detto Enrico, è il momento di fare quello che ti ho detto già qualche anno fa, quando mi hai cercato, fare cultura. E quindi è il momento di dare conoscenza. E di lì è nata la Lux. E quindi di lì è iniziato anche questo bel percorso che abbiamo fatto dei grandi iniziati con Sì, te. Quest'anno appunto continueremo con gli incontri, i tuoi meravigliosi incontri di questi tuoi 40 anni in questo mondo. Io vorrei ricordare ai nostri amici quale sarà l'appuntamento della prossima lezione di Paola Lelux nel mese di novembre. Ecco, quindi prendete il già 15 novembre. lunedì 15 novembre alle 21:30 ci sarà il prossimo incontro, prossima lezione. Lasciamo suspense e Sì, decideremo. Di cosa si parlerà, va bene? ci pensiamo in questi 25 giorni che abbiamo per Allora, pensarci. grazie infinito per questo bellissimo tempo che abbiamo potuto vivere in tua compagnia. Vedo che davvero, cioè, sono rimasti tutti quanti molto, molto interessati e molto rapiti, ecco, da questo tuo racconto, questo uomo davvero straordinario.
Sì, davvero, non c'è stato più né prima né dopo che io sappia personaggio poi vicino a noi, abbastanza vicino a noi nel tempo, quindi è stato controllato, studiato, no, non sono fiabe, insomma c'è tanto documentazione su di lui, poi questo suo coinvolgimento storico. Un personaggio dalle doti così alte, così stabili, così messi a disposizione, sempre con successo, quindi aveva veramente una sensibilità incredibile. Diciamo che lui non è andata bene, a differenza di Gustavo Roll che aveva detto Sì. Mussolini che insomma le cose non finivano bene, però è stato risparmiato, ecco. Beh, Solo lui più sì, è vissuto quasi 50 anni più di Annunzio, ne è vissuto. Annunzio è morto a 44 anni e Rolla a 91, quindi sono Sì. 47 anni di più. Parleremo anche del nostro grande Gustavo Roll. Ah, certamente, sì, Allora, volentieri. direi che possiamo salutare tutti i nostri amici e diamo appuntamento alla prossima lezione della Lux con la nostra Paola, quindi lunedì 15 dicembre alle 21:30. Paola, Bene, grazie grazie a tutti, a te in primo luogo che organizzi queste serate e a tutti quelli che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno. Buona serata a tutti, arrivederci. mille. Arrivederci a tutti.